Dunque, a questo punto abbiamo tutto il circuito di piccolo segnale e possiamo risolvere il circuito equivalente di piccolo segnale. Possiamo fare i conti, no? Il punto di riposo l'abbiamo calcolato in modo completo. In generale, per calcolare il punto di riposo in modo completo, abbiamo bisogno di avere tutti i parametri di piccolo segnale H e le capacità. Fatto questo, siamo pronti per calcolare una funzione di trasferimento. Ok? Allora, visto che ci siamo un po' caldi, io farei un esercizietto più completo partendo da un punto di riposo. Ok? Cioè, prendiamo uno stadio amplificatore, guardate, un esercizio d'esame un po' vecchiotto, ma tanto facciamo l'inizio soltanto. Esercizio d'esame, questo è il 3/31/2003. Vediamo com'era fatto. Avevamo un transistore e un altro, che è successo? Ah, ok, non vedo. Allora, immaginiamo che sia questo circuito. Allora, mettiamo i dati. Mettiamo anche il generatore ingresso. Questo è il circuito. Spesso c'è un esercizio di questo tipo, c'è un amplificatore e si chiede calcolare il punto di riposo, l'amplificazione e i limiti di banda. Ok, quindi ora qualcosa siamo in grado di farlo. Proviamo. Quindi questo RS, diciamo, sono 100 ohm, R1 sono 60 kilo ohm, R2 sono 10 kilo ohm, RC sono 500 ohm, R3 sono 1.2 kilo ohm, RE sono 50 ohm, RL è 1 kilo. Q1 e Q2 sono questi due transistori, sono dei transistori 2N2222, poi mi dice di considerare HE nullo, questa è una semplificazione. E poi l'altra informazione che mi dà è che Q2 è resistivo. Questo è un suggerimento di semplificazione. Questa cosa qui vuol dire trascura le capacità interne di Q2. È solo una semplificazione ai fini del calcolo. VCC 15 volt e le altre capacità per il momento le posso trascurare. Ok. Proviamo a risolvere il punto di riposo e calcolare i parametri di piccolo segnale. Allora, qui com'è che si procede? Non è difficile, io devo innanzitutto
vedere che cosa succede in continua. Chiaramente in continua le capacità di blocco, di accoppiamento e di bypass sono un circuito aperto, quindi ho in pratica soltanto un circuito composto da quei due transistori e le resistenze di polarizzazione. L'altra cosa che devo fare è ricordarmi che più o meno questo è una polarizzazione, anche se un pochino più complicata del solito, ma è una polarizzazione a 4 resistenze per Q1, più o meno per Q2 è una cosa simile, e deve, anche se Q1 viene polarizzato dall'alto, scusate, Q2 viene polarizzato nel partito d'ingresso da Q1, ma insomma non cambia molto. Devo fare delle ipotesi. Allora, un'ipotesi che facevamo per la stabilità del punto di riposo era quella che avevamo chiamato di partitore pesante. Cioè, vi ricordate, avevamo detto, guardate, la RB è più piccola di HFE per RE, per la resistenza che sta sull'emettitore, per cui nel partitore d'ingresso la presenza della corrente di base non altera il valore della tensione su questo nodo. Il valore della tensione su questo nodo vuoto, staccando il transistore, l'avevamo chiamato VBB, no? Poi abbiamo detto, se vogliamo, lo rifaccio, prima volta è meglio rifarlo insieme. Facciamo il calcolo in ingresso, no? Noi abbiamo, applichiamo Thevenin da questa parte e quindi applichiamo una VBB, che è la tensione a vuoto di Thevenin, che è VCC per R2 diviso R1 più R2 e vale 10 diviso 70 per 15. 10 diviso 70 per 15 fa 2, il numero più basso, cosa ho fatto? Ho copiato il numero male. Strano. Vabbè, lo rifacciamo a capo. Allora, devo fare 15 per 1, per 10 diviso viene 2.1 volt. Poi qua c'è l'RB, che è R1 parallelo R2, e quindi devo fare 10 per 60, 600 diviso 70, quanto fa? 600 diviso 70 fa 600 diviso 70, 8.6 kilo-ohm. Qui sono sulla base. Poi adesso metto il transistore, qua c'è R3, qui c'è Q2, qui c'è Q1, e qui c'è RC. Quindi questo è il circuito che sto considerando, va bene? Allora, quello che facciamo di solito, di proposito, quando si polarizza, è rendere trascurabile la caduta sull'RB, di modo che la tensione sulla base sia uguale a quella che c'è nel partitore a vuoto. Questa condizione si chiama condizione partitore pesante, cioè è trascurabile la caduta dovuta alla resistenza interna del partitore. Per un transistore polarizzato bene questa condizione vale, quindi quello che ci conviene fare è fare questa ipotesi e poi andarla a verificare successivamente quando abbiamo le informazioni sull'IB. Quindi noi facciamo questa ipotesi, Q1 partitore pesante, quindi il partitore di Q1 è pesante,
Quindi a questo punto la tensione sulla base è uguale a VBB, cioè vale 2.1 volt. Ok? Poi a questo punto facciamo un'altra ipotesi. Dobbiamo fare tutta una serie di ipotesi, come facciamo sempre quando abbiamo dei modelli di grande segnale da adoperare, no? Perché abbiamo visto insieme fare delle ipotesi e poi andarla a verificare. Sono ipotesi semplificative o di linearizzazione, le facciamo una dopo l'altra, dobbiamo ricordarci cosa comporta ciascuna di queste ipotesi e poi andare a verificare che sia effettivamente verificata quando abbiamo fatto il calcolo completo di tutte le quantità. Poi abbiamo da fare un'altra ipotesi, che è quella di avere Q1 in zona attiva diretta. Anche questa è un'ipotesi di buon senso, perché se questo deve funzionare da amplificatore, ovviamente Q1 deve essere in zona attiva diretta. A questo punto, se Q1 è in zona attiva diretta, VE sarà uguale a VB meno VBE on. D'accordo? Quindi 2.1 meno 0.7 fa 1.4 volt. E quindi abbiamo VBE. Ok, a questo punto io posso calcolare la corrente in R3, la I3 chiamiamola, questa qui, I3, va bene? Posso calcolare I3 che è uguale a VE diviso R3, giusto? Quindi 1.4 diviso R3 che è 1.2 fa 1.2, diciamo, milliampere. D'accordo? Allora, da qui che cosa si vede? Che I3 è uguale a IE1 meno IB2. Quindi vado avanti. I3 è uguale a IE1 meno IB2. Ora qui facciamo questa approssimazione. Ipotesi: IB2 molto più piccola di IE1, e questo è ragionevole perché una è una corrente di base, l'altra è una corrente di emettitore, e quindi da questa discende che I3 è uguale a IE1. Va bene, quindi 1.2 mA. Anche qui facciamo un'altra ipotesi, che la corrente di emettitore sia quasi uguale alla corrente di collettore, IC1, che è vero se il beta è abbastanza grande, no? Perché la corrente emettitore è la corrente collettore più la corrente di base. La corrente base è la corrente collettore diviso il beta. Se il beta è grande, i due termini sono praticamente uguali. Però abbiamo un punto. Vedete, questo è importante, perché a questo punto abbiamo un punto, un valore della corrente. Torniamo un attimo indietro. Una volta che ho la IC1, posso calcolare VC1, che è questa qua. Questo è il collettore del primo transistore, perché... non lo posso ancora calcolare, perché in RC passa sia IC1 sia IC2. Allora dobbiamo essere qua. La VE1, che è questa qua, è anche uguale a VB2. Quindi VB2 è uguale a VE1 ed è uguale quindi a 1.4 volt. A questo punto facciamo un'altra ipotesi, che anche Q2 sia in zona attiva diretta, quindi possiamo calcolare VE2, che sarà uguale a VB2 meno VBE on, che fa quindi 0,7, 1,4 meno 0,7 volt fa 0,7 volt. Adesso abbiamo VE2, torniamo un attimo indietro. Se abbiamo VE2 possiamo calcolare la corrente qua in RE, che è anche la IE2. Quindi IE2 sarà VE2 diviso RE. VE2 sarà uguale a IE2 diviso RE, che è
Ora io qui ho dei numeri leggermente diversi da questi, quindi devo stare un attimo attento, che così mi viene troppo alta questa corrente. Mi viene troppo troppo alta. Troppo troppo. Sì. E due. Allora facciamo una cosa, visto che facciamo un cambio qui, mettiamo questo 70 ohm, non mettiamo 70 invece che 50, eh. Ora non mi ricordo cosa, ops, non mi ricordo cosa c'era nel compito, però ora ho preso una china, forse con l'approssimazione, per cui mi conviene mettere qua 70 ohm per il re. Così mi vengono numeri un po' tondi. Allora, quindi devo fare 0,7 diviso 70 ohm fa 10 mA. Quindi IE2 mi viene uguale a 10 mA e io qui dico che è uguale a IC2. Anche qui sto trascurando la corrente di base rispetto alla corrente collettore. Mi sento di farlo, no? Perché se il guadagno è significativo, questa è una cosa che si può sempre fare. Oh, quindi adesso io ho due valori di corrente dei due transistori. Devo calcolare le VCE. Allora, guardate qui, la corrente in RC è la somma di C1 e di IC2, quindi VC1 sarà VCC meno RC che moltiplica la somma di quelle due correnti. Facciamo VC1 è uguale a VCC meno RC per la somma di IC1 e IC2. Quindi abbiamo 15 meno RC vale 500. Facciamo in kilo-ohm, perché kilo-ohm per miliampere fa volt, no? Quindi diciamo 0,5 kilo-ohm, per IC1 più IC2 fa 11,2 mA. Quindi 0,5 per 11,2 fa 5,6, 15 meno 5,6 fa 9,4 volt. Ok? Quindi VCE1 a questo punto è VC1 meno VE1 ed è quindi 9,4 meno 1,4 che fa 8 volt. Va bene? Erano tutti i numeri che già avevamo. Per concludere, torno un attimo indietro, ci vuole VC2 uguale a VC1, quindi ce l'abbiamo già, VE2 l'avevamo già calcolato, quindi VCE2 è uguale a VC1, che è uguale a VC2, meno VE2, quindi vale 9,4 meno 0,7 e fa 8,7 volt. D'accordo? Quindi abbiamo adesso per tutti e due i transistori il punto di riposo. Ora, a questo punto dobbiamo fare due cose. Dobbiamo, beh, innanzitutto ce lo scriviamo. Per Q1 abbiamo IC1 uguale a 1,2 mA e VCE1 uguale a 8,4 volt. Per Q2 abbiamo IC2 uguale a 10 mA e VCE2 uguale a, no, ho sbagliato a copiare, 8,7 e 8. Volt e questo è 8,7. Quindi, innanzitutto ora andiamo a fare le verifiche delle quantità, delle ipotesi, per quelle che possiamo fare. Innanzitutto, questa è in zona attiva diretta, è la prima verifica, e anche questa è in zona attiva diretta. Perché?
qual è la verifica della zona attiva diretta? Semplicemente le due correnti, la verifica, vi ricordate quando abbiamo fatto il modello per il grande segnale, l'abbiamo detto qual è la verifica da fare. Le correnti IC devono essere positive, e questo lo sono, e le VCE devono essere maggiori di VCE SAT, che è quello 0,2, che abbondantemente lo sono. Quindi effettivamente sono in zona attiva diretta, quindi l'ipotesi che abbiamo fatto precedentemente, possiamo tornare indietro, a questo punto magari ci facciamo un frego sopra, l'ipotesi che abbiamo fatto precedentemente, prendiamo un colore da frego, verde, questo qui è verificato, e torniamo un attimo indietro, a questo punto abbiamo verificato anche questa, va bene? Ora dobbiamo verificare l'ipotesi di partitore pesante e il fatto che abbiamo trascurato le correnti di base. Allora, calcoliamo, vediamo sul datasheet, a 1 e 2 mA e a 10 mA quanto vale beta F. Allora, viene dato l'HFE, che praticamente è la stessa cosa, anzi, insomma, è più pratico per noi. Allora, lo prendo qua, a temperatura ambiente, più o meno vale 150 a 1 e 2 mA e a 10 mA vale qui 200. Quindi scrivo qua HFE grande, no? La quantità grande, 1 è uguale a 150, quindi IB1 è uguale a IC1 diviso HFE grande 1, quindi viene 1.2 diviso 150. Questo quanto fa? Questi sono milliampere, quindi quando vado a fare questa divisione mi viene 80 microampere. 8? 8 microampere. Oggi non va. 8 microampere. HFE2 è uguale a 200, quindi IB2 è uguale a IC2 diviso HFE2 e quindi fa 10 diviso 200 e quindi sono 5, no, deve essere di più, dunque 50 microampere. Va bene? Ora adesso posso andare a fare delle verifiche che avevo fatto, perché cosa avevo detto prima? Avevo detto, qua avevo detto, vedete che IB2 è molto minore di IE1. Allora facciamo un attimo il confronto. IB2 è uguale a 50 microampere, IE1 è 1,2 mA, quindi quante volte più piccolo è? È 24 volte più piccolo, d'accordo? Noi facciamo questa ipotesi qui, che quel molto minore o molto maggiore vuol dire un fattore 10, ok? È un'approssimazione, ma qui come vedete i conti sono tutti molto approssimati, quindi quando facciamo un'ipotesi di molto maggiore o di molto minore e è soddisfatta per almeno un fattore 10, per noi va bene. Quindi effettivamente noi possiamo dire che IB2 è molto più piccolo di IC1, ok? Questo diciamo ok, allora torniamo un attimo indietro e andiamo a fare l'attacco anche qua. Tutte le ipotesi vanno verificate. Okay? Poi c'è un'altra ipotesi che abbiamo fatto sulla IB, che è questa. Noi dicevamo che, che il partitore è pesante, quindi che VB è uguale a VB. Quindi dobbiamo verificare questa caduta di tensione e confrontarla con quale? In realtà con la VE, perché questa è costante, se noi trascuriamo questa ci viene un valore più grande di VE, quindi bisogna vedere se abbiamo fatto bene a trascurarla. Quindi il confronto da fare è RB per IB è molto più piccolo di IE per R3, questa è la verifica da fare del partito pesante. Allora facciamola, RB per IB è molto più piccola di R3 per i
IB1, è molto più piccolo di R3 per i E1, IC1, tanto vabbè, la stessa cosa. Allora, questo quanto vale? RB abbiamo detto vale 8.6 kOhm, giusto? Quindi abbiamo 8.6 per IB1, che è, facciamo in miliampere, 0008, è molto minore di R3, valeva R3 valeva 1.2 e IE1 valeva 1.2, anzi R3 valeva 1.4, no, 1.2, sì, e IE1 valeva anch'esso 1.2. Beh, vedete, è ovvio che va bene, perché questo 8.6 per 0.08 fa 90 millivolt e questo fa 1.4 volt. Ok? Quindi è abbondantemente verificato. Quindi anche questo è verificato. Ok? E questo vuol dire che, tornando indietro alla prima ipotesi che abbiamo fatto, questo partitore pesante va bene. Quindi possiamo trascurare tranquillamente la caduta su questa resistenza rispetto a questa. Sa che le ipotesi le abbiamo verificate tutte, no? Ce ne sono delle altre, queste a posto, quelle a posto, tutte verificate. Va bene. Detto questo, possiamo calcolare i parametri di piccolo segnale, come abbiamo fatto noi. Quindi prendiamo il primo. Allora, il dispositivo è quello che abbiamo già visto, quindi io i conti li ho già fatti, non c'è bisogno che li rifaccia, no? Non c'è bisogno che li rifaccia. Cosa devo dire? So che HFE lo prendo uguale all'HFE a 1 mA, che ho appena calcolato, che fa 175, va bene? L'RB l'ho appena calcolata prima, è 450, l'ho estratto dal valore a 1 mA, quindi non c'è bisogno che lo ricalcoli, lo faccio lo stesso. Adesso devo calcolare la RB'E. Quant'è? È uguale ad HFE per VT diviso IC, quindi devo mettere stavolta 175 per 26 diviso 1.2. Quindi mi veniva 4550 diviso 1.2 fa un po' meno di 4000. Non so se qualcuno c'ha il conto, direi 3008 più o meno. Non so se ce l'avete. Quindi HE lo posso calcolare, mi viene RB più RB'E e mi viene 4250 ohm. Poi HOE sarà uguale all'HOE a 1 mA per 1.2, la corrente è 1.2 diviso 1, quindi vabbè, 1.2. Quindi mi viene, quanto avevamo detto che veniva, 1 mA? 20 per 10 a meno 6 per 1.2 ohm, quindi viene 24 per 10 a meno 6 ohm. Questo per ricordarmi che 1 su HOE, quindi quanto fa? Vi direi 42 kilo. Ditemi un po', non ho i conti, non ce li ho, quindi faccio un po' a mento. Come? Sì, ok, ma facciamo il calcolo, se 42 direi. Vi volevo far notare soltanto che effettivamente 1 su HOE viene molto maggiore sia di RC sia di R3. Queste qui sono, queste 42 kOhm, RC valeva 500, R3 valeva 1.2, quindi è trascurabile a tutti gli effetti. Il fatto di dirvi di trascurarlo è perfettamente ragionevole. Ok? Non era richiesto il calcolo di un sacco effettivamente, però giusto per fare una verifica, insomma, non è neanche, in realtà vi viene detto di trascurarlo non perché sia difficile calcolarlo qua,
ma perché è una complicazione nel risolvere la funzione di trasferimento, quindi è giusto un calcolo semplificativo in quel momento. Va bene, le capacità. A questo io non ho scritto una cosa importante, questo è 1, RB, del primo transistore sono queste quantità. Poi l'FT1 a 1.2 mA, vado qua e cerco di prenderla. Beh, a 1.2, vedete, qui non è che posso distinguere tra 1.2 e 1, questo è come fosse 1, quindi è 90 MHz. Allora a questo punto io so che FT1 è uguale a GM diviso 2 pi greco CBC più CBE 1, 1 e 1. Quindi da qui posso ricavare che la somma di CB'C più CB'E è uguale a GM, che è C su VT, diviso 2 pi greco FT. Quindi qui posso calcolare, qui ho 1.2, qui ho 26, qui ho 6,28 e poi c'è 90 MHz. Quindi 90 per 10 alla 6. Allora, se mi dite quanto fa, dovrebbe fare più o meno il valore di prima, un pochino di meno. Direi una settantina, potrebbe 70 picofarad, prima cifra significativa, 81? Ok, 81. Ah, vabbè, non... vabbè, 81 picofarad. A questo punto questi sono 1 e 1. CB'C1 lo posso calcolare perché VB'C lo conosco quant'è, VCE vale per il primo transistore vale 8 volt, quindi VCB vale 7.3, quindi questa è meno 7.3 volt. Allora vado sul datasheet, a 7.3 sono qui, vale circa 4 picofarad, va bene? Quindi CB'C1 è uguale a 4 picofarad e quindi CB'C2 è uguale a 77 picofarad. Tanto vedete, sono abbastanza approssimati questi numeri, quindi è inutile puntare a un conto super preciso, però avere l'ordine di grandezza buono è già abbastanza importante. Quindi noi adesso abbiamo tutti i parametri per il primo transistore. Adesso dobbiamo ottenerli per il secondo, però per il secondo abbiamo 10 milliampere, che è proprio un dato che c'è nel datasheet. Quindi l'HFE a 10 milliampere mi viene dato, qua, vedete? Qui HFE a 10 milliampere varia da 75 a 375, quindi la somma fa 450 diviso 2, 225. Prendiamo il valore medio, quindi questo è 225. HE2 anche mi viene dato, perché è questo, la media tra 0,25 e 1,25 fa 750 ohm, che sono kilo, quindi 750 ohm, è piccino. Ecco, qui per esempio RB prima, mi conviene ricalcolarlo, non mi conviene usare l'RB di prima perché è un po' lontano, non è che sono formule approssimate, meglio ricavarle sempre nel punto più vicino a quello che ci serve. RB'E è per definizione HF2 per VT diviso IC, quindi ho tutto, ho 225 per 26 diviso 10 e quindi farà, con 1 mA faceva 4550, qui farà 455 ohm e quindi RB è uguale alla differenza anche questo è istruttivo, se fate differenza fa 295. Non lo so,
Ah no, avete ragione, perché l'HF è diverso. Sì, ho fatto il conto prendendo l'RB primo e di prima e dividendo per 10, però non mi sono ricordato che l'HF è cambiato, hai ragione. Quanto viene? 5,85, va bene. Allora, vabbè, quindi va ricalcolata la differenza. 750 meno 5,85 fa 165. Ok, allora vedete, la cosa che vorrei far notare è che io ho fatto prima l'ipotesi che l'RB sia costante, non è proprio costante, perché prima mi è venuto 4,50 mA, adesso a 10 mA mi è venuto 165, quindi non è vero che è costante. Perché? Perché sono formule approssimate, quindi è inutile contarci più di tanto, sono tutte formule approssimate queste. Soltanto che, di nuovo, uso le formule approssimate in mancanza di informazione più accurata. Allora, in questo caso io uso una formula approssimata per passare dal dato misurato a 1 mA a quella 1,2. Per portarmi al dato a 10 mA, prendo quella a 10 mA, non uso quello che ho imparato a 1 mA perché sono un po' lontano. Se non avessi niente di meglio, prenderei quello, però se ho un'informazione più accurata, vicina al mio punto di riposo, la prendo di lì. Ok? Quindi sempre questo atteggiamento, usare l'informazione più precisa che si ha a disposizione. Questo è un concetto generale, spesso non c'è informazione, si fa con quello che si ha, consapevoli del fatto che chiaramente meno informazione si ha, più i ragionamenti che si fanno possono essere approssimati. Va bene, HOE mi viene dato, e anche qui questo è un valore medio, no? Tra minimo e massimo, per un singolo transistore non so quanto sia vero, comunque tra 225 e 112,5, quindi HOE è uguale a HOE2 è 112,5 per 10 alla meno 6, anche qui non era necessario farlo il conto, però giusto vi vorrei far vedere che l'inverso di questa roba qui, 112,5 secondo me fa 8 invertendo, quindi questi vengono 8 kΩ. Sì, no, 125 fa 8, quindi questo fa un po' di più, farà 8, 8,6, 8,7, ditemi voi, io sto 8,8. Io ho un senso per il risultato, però non è che ovviamente non ho tante cifre significative. Allora, 8,8 kΩ. Anche questo è effettivamente trascurabile perché, essendo qui le correnti più grandi, le resistenze sono più piccole perché le tensioni di alimentazione sono le stesse, no? Però effettivamente, se ci fate caso, prendiamo le resistenze con cui va confrontato per dire se è trascurabile o meno, e ci siamo, perché qui questo l'HOE vale 8,8, qui c'è 500 e sotto c'è 70, quindi è molto maggiore sia di RC sia di RE. Quindi abbiamo fatto bene a considerarla trascurabile, quindi è molto maggiore di RC e di RE. Chiaramente questa verifica, nel caso di un esercizio vero, in questo caso specifico non mi viene richiesto perché vi viene detto di considerarlo comunque zero, no? Quella che è. Però va bene, ci siamo. L'FT è più grande di prima perché abbiamo un sacco di corrente. Andiamo a vedere quanto vale 10 mA, è ancora nella fase crescente, vale 200 meg, no, questa è ok. A 10 mA vale quasi 300, ok? Cos'è questo? Diciamo un 290, 290 MHz. Vedete, non è che poi uno riesce a essere tanto preciso. Per cui bisogna essere molto critici delle quantità che si ottengono come differenza in questi casi, perché i numeri sono abbastanza affetti da errore. Allora, CbE2 più CbC2 è uguale a Gm, che è IC2 diviso VT, per 2π greco per FT2, come abbiamo fatto prima. Quindi qui dobbiamo mettere 10, sotto dobbiamo mettere 26, per 6 e 28, per 2,90, per 10 alla 6. Questo dovrà fare un numero più piccolo di prima, però, no, non viene più grande di prima, perché la corrente è più grande prima, quindi ovviamente la CBE viene più grande, e viene più grande soprattutto la CBE che dipende molto dalla corrente, no? Quell'altra dipende solo dalla tensione inversa che è più o meno la stessa di prima. Però
mi dite quanto fa. Ok, pico. 211 pico fare. Vedi, questo io faccio 210, tanto non mi fido dei numeri, no? Chiaro, io se la prima cifra è significativa, probabilmente la chiappiamo. La seconda è già un pochino a caso. La terza, in questo contesto, non c'è proprio. Allora, CBC2 sarà come prima, perché la VBC è la stessa, cioè cambia 0,7 volte, ma su quella scala non la vedo, quindi mi fa sempre questi 4 picofarad. E quindi CB2 fa per differenza 206 picofarad. Ecco, adesso tutto. Guardate, noi in questo esercizio, a dir la verità, lo possiamo far tutto. Ma quasi quasi lo farei anche tutto. Che dite? Però se facciamo tutto, vuol dire che oggi facciamo solo un esercizio. Da qui a finirlo. Ma vabbè, io direi che lo facciamo, tanto abbiamo tutto. Facciamolo, va, andiamo in fondo. Così poi siete in grado di fare qualche esercizio per conto vostro. Allora, abbiamo ricavato tutto quello che ci serve per il punto di riposo. Adesso l'esercizio continuava chiedendo l'amplificazione a centrobanda. Proviamo a calcolarla. Quindi, amplificazione. E poi tipicamente vengono chiesti i limiti di banda, ma facciamolo tutto. Per l'amplificazione a centrobanda, che bisogna fare? Dobbiamo disegnare il circuito di piccolo segnale a centrobanda. Che vuol dire a centrobanda? Vuol dire che in questo caso le capacità, dobbiamo fare quell'operazione che facciamo sempre, no? Dobbiamo dire a centrobanda quali capacità sono in corto, quali capacità sono aperte. In questo caso è abbastanza semplice perché le capacità di bypass e di accoppiamento devono essere in corto a centrobanda, se no che ce l'abbiamo messa a fare. E quelle interne, che quando entrano in funzione mi fanno calare l'amplificazione, devono essere a centrobanda ancora aperte. Quindi il circuito di piccolo segnale è abbastanza facile da disegnare. Ora prendiamo il disegno fatto qua, ok? Quindi dobbiamo mettere il generatore, l'RS, questo lo chiudiamo, R1 e R2 vanno in parallelo e poi ho la base, la disegniamo tutto. Allora c'è RS, qui c'è VS, questa è la base, quindi qui c'è R1 parallelo R2, questo è B1. Poi c'è E1 che è qui. Diciamo che C1 è qui. Quindi tra B1 e 1 dobbiamo mettere HE1, tra C1 e 1 dobbiamo mettere HFE1 per IB1 e IB1 è questa qui. Va bene? Quindi questa è C1. C1 va a massa, facciamolo di qua, in questo modo con l'RC, ok? Poi dall'emettitore di 1 corrisponde, l'emettitore di 1 corrisponde alla base B2, guardiamo un secondo. Qui. Qui c'è un R3 che va a massa e poi c'è una base, un emettitore che va attraverso un R a massa e il collettore è collegato al collettore di sopra. Quindi abbiamo qui una R3 verso massa, qui abbiamo E2 che va a massa con la RE e qui abbiamo, questo corrisponde anche a C2. Quindi qui dobbiamo mettere HE2 e questa è la B2, prego.
Può darsi. Sì. Allora, il re è bypassato, non me ne ero accorto. Dunque, quindi qui. Allora, facciamo un po' più grande il disegno. Vedete, perché non si riesce a vedere tutto. Questo non è banalissimo come esercizio, in realtà. Era buono per il punto di riposo. Il guadagno per essere il primo non è proprio perfetto. Allora, le due ammassa. E qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo l'altro generatore corrente che è HF2IB2. Allora, a questo punto io questo l'RC la ridisegno e la faccio in uscita, la faccio così. La ridisegno così. Questa è l'RC e finisce RC in parallelo a RL. E questa è la V. Ok, questo è. Va bene, non è l'esercizio più facile da fare come primo. Ma insomma, un po' di prove l'abbiamo già fatte, quindi ci possiamo accontentare. Questo in realtà è un pochino complicato. Va bene. Come si procede? Allora, io farei questa cosa. Disegniamo, guardiamo la maglia d'ingresso. Di qua possiamo applicare Thevenin. E poi guardiamo anche la resistenza vista da questa parte. Quindi abbiamo un circuito fatto così. La resistenza di Thevenin è R1 parallelo R2 parallelo RS. E la tensione di Thevenin è Vs per R1 parallelo R2 diviso RS più R1 parallelo R2. Va bene? Quindi qui noi abbiamo RTH e VTH. Questa è la base 1. Poi qui c'è HE1. E qui ci sono, ai fini di questo calcolo, no, vabbè, che poi ci servono, qui c'è R3 parallelo ad HE, va bene? E qui c'è HFIB1. D'accordo? Poi qui c'è HFIB1. B2, HF1 B1, HF2 B2 e qui c'è RC parallelo RL. Allora, questa è B1 e poi nel parallelo di R3 e HE passa la somma di B1 e HF e B1. Quindi se scrivo l'equazione alla maglia, qui mi viene equazione alla maglia di ingresso. Mi viene VTH uguale a RTH più HE1 per il B1, va bene? Più la caduta su questo che è R3 parallelo HE2 che moltiplica HF più 1 per il B1. Quindi noi possiamo ricavare il B1 in funzione di VTH. Lo faccio, quindi IB1 è uguale a VTH diviso RTH più HE1 più R3 parallelo HE2 che moltiplica HF1 più 1. Torniamo un attimo indietro, mi seguite? Ci siamo? No, ho visto che qualcuno non è riuscito a prendere. Era l'espressione che ho scritto prima, l'ho rigirata. Ok.
seguite passaggi e non, ditemi se c'è qualcosa che non torna, perché io non vedo il precedente, quindi vado un po' a memoria. Ci siamo? Ok. Allora, torniamo un attimo indietro al circuito. Allora, a me serve questa corrente qui che è la IB2. Come posso ricavarla? Beh, al parallelo di R3 e HE arriva la somma di IB1 e HF e IB1. Quindi devo fare un partitore di corrente. Quindi IB2 sarà HF più 1 per IB1 per, come si fa il partitore di corrente, l'altra resistenza diviso la somma delle due. Ok? Quindi avrò che IB2 è uguale a IB1 che moltiplica HF più HF1 più 1 per R3 diviso R3 più HE2. Quindi stavolta ho anche ho IB2, ho IB1 e a questo punto posso scrivere la tensione d'uscita. La tensione d'uscita mi dice che è uguale a RC parallelo RL per la corrente che passa qua, che è la somma di HF1 IB1 e HF2 IB2. Ok? Quindi di nuovo V è uguale a meno RC parallelo RL che moltiplica HF2 IB2 più HF1 IB1. Abbiamo fatto. Ora bisogna in modo telescopico, no? Prendere e mettere tutto in fila. Abbiamo tutti i pezzi. Quindi cerchiamo di farlo senza sbagliare. Quindi c'è meno RC parallelo RL. Adesso io metterei in evidenza i B1. Quindi qui abbiamo HFE2. Al posto di B2 sostituiamo questa roba qui. Per HFE1 più 1. Per R3 diviso R3 più HE2. Più HF1, questo per IB1. Al posto di IB1 possiamo sostituire questa roba, al posto di VTH possiamo sostituire l'espressione in funzione di VS e abbiamo tutto fatto. Ok? Va bene? Allora lo faccio in un foglio nuovo prendendo i pezzi. Quindi AVCB è uguale a, lo posso scrivere come V su IB1, per IB1 su VTH, per VTH su VS. Questi pezzi ce l'ho tutti. Quindi V1 su IB1 è l'ultima cosa che ho calcolato, è questa roba qua. Quindi guardate, faccio così, sfrutto potenti mezzi. Così non sbaglio nel copia e incolla. Ok? Questo è il primo pezzo, va bene? Poi, per IB1 diviso VTH l'ho già ottenuto, è questa roba qua. Quindi di nuovo potenti mezzi e via. Qui devo mettere 1. L'ultimo pezzo è l'ultimo termine VTH su VS, che è un partitore di resistenze. Ora non mi ricordo i valori, ma li prendiamo, è questa roba qua. Vedete? Quindi di nuovo lo prendo di qua, è questa roba qua. Chissà se si può anche ingrandire. Si può cambiare colore? Vabbè. Va bene?
tutta roba che abbiamo e possiamo quindi sostituire. Viene una amplificazione negativa, chiaramente, che si inverte, questo si capisce bene guardando il circuito, no? Che viene negativa, perché guardando il circuito si vede bene che con VS spingiamo una corrente IB1 e IB2 positiva, e quindi nel carico passa una corrente che dà una caduta negativa. Ok? Ma direi che possiamo andare ancora, vi torna, io non faccio il conto numerico, non so se qualcuno voi ha provato a metterci un numero. Non so quanto fa. Più o meno, ci sono alcune cose che più o meno lì, vabbè, ho fatto il conto. Non si può, un pochino... fa una ventina, però io non ce l'ho, vabbè, insomma ce lo mettete voi, ok? Allora, vediamo un'ultima cosa, magari tanto per completare questo esercizio, guardiamo il limite inferiore di banda, in cui avrei chiesto il limite inferiore di banda e il limite superiore di banda. Ora non ho voglia di, non ce la facciamo a farli tutte e due. Non ho voglia di continuare la prossima volta su questo. Io vado avanti un pezzettino, poi completate voi come esercizio. Non ho neanche la soluzione, perché ho cambiato qualche numero, quindi non, però insomma, è un esercizio facile. Allora, come dobbiamo fare il limite inferiore di banda? Dipende dalle capacità che abbiamo considerato un cortocircuito a centrobanda, no? Che sono, prendiamo il circuito, quelle di accoppiamento e di bypass. Allora, diamogli un nome, questa la chiamiamo CB, questa la chiamiamo CC e questa qui la chiamiamo CE. In realtà non ho neanche fissato un valore, quindi vabbè, per il momento facciamo il calcolo, tanto non riusciamo a far molto, facciamo il calcolo analitico. Allora dobbiamo guardare le resistenze viste da ciascuna di queste capacità quando le altre sono in corto, vi ricordate? E poi, una volta calcolate le resistenze viste, abbiamo che omega L è uguale a 1 su RB infinito CB, dove RB infinito è la resistenza vista da CB con le altre in corto, RC infinito CC più 1 su RE infinito CE. Questo è il calcolo che dobbiamo fare. Allora, proviamo a farle un po', perché vedete non è difficile. RB infinito. Allora, devo mettermi qua. Cosa ho? Da una parte ho RS, generatore di tensione spento, dall'altra parte c'è RB. Qui devo mettere l'HIE 1, il generatore di corrente, R3 e l'HIE 2. D'accordo, quindi il circuito equivalente è questo qua. Ho il generatore di prova, da una parte c'è semplicemente l'RS, dall'altra parte c'è l'RB. Poi questa è la base del primo, tra la base del primo e l'emettitore ho HIE1, qui c'è HF1IB1 e quello che c'è in serie, ma che non mi interessa adesso. Questo è l'emettitore 1 che è uguale alla base 2, da qui a massa c'è R3, qui c'è anche da lì a massa c'è HIE2, poi il resto non mi interessa perché
si collega, non è collegato davanti, va tutto direttamente a massa, quindi non mi importa più. È abbastanza facile il conto da fare, a questo punto posso scrivere direttamente, perché RB infinito sarà uguale. Da una parte vedo RS, da quell'altra parte cosa vedo? Ora, sono resistenze notevoli, quindi il conto si può fare molto velocemente. Aspettate, questa la devo spostare un attimo in basso, così non... Cosa ho? Ho RB in parallelo a che cosa? Ad HE1, e questa è una resistenza notevole, più quello che c'è tra l'emettitore e massa per HF+1. Questo abbiamo già fatto tante volte, no? Quindi R3 parallelo HE2, tutto per HF1+1. E questo è il primo pezzo. Di nuovo, fatelo tutto per esercizio, magari fatelo un po' più con calma, da soli, da zero, usando le cose che abbiamo detto, rifacendo conti precisi, giusto per vedere come vi torna. E metteteci i numeri. Ora, insieme, preferisco evitare, non ho neanche comunque messo i numeri per le capacità. Quindi va bene, qui ci sarà un numero. Poi RC infinito. Ok, RC infinito è abbastanza semplice, perché se torno indietro dobbiamo guardare il circuito, abituiamoci a guardare il circuito e a capire dal circuito cosa c'è. Voglio prendere, ok, allora, questo è abbastanza facile, perché guardate, di nuovo voglio cercare di chiudere, però da una parte c'è RL, va bene, da quest'altra parte c'è RC che va a massa. Qui ci sono due collettori e c'è in parallelo HOE, che è 1 su HOE, che è infinito, quindi non si mette. C'è un generatore corrente e c'è di qua un altro generatore corrente. Però se qui il generatore d'ingresso è spento, alla maglia d'ingresso l'IB viene 0 e quindi i due generatori corrente vengono anch'essi 0. Quindi in pratica in uscita io vedo soltanto RC da una parte e RL dall'altra, perché i transistori sono spenti. Questo si vede bene guardando qua l'ultimo esercizio che abbiamo fatto. Qui, se non c'è VP, questo è tutto spento, l'IB viene 0, perché scrivo un'equazione a questa maglia con IB e mi viene un'espressione dove non ci sono generatori, no? Quindi chiaro, la corrente è nulla. Se la corrente è nulla, anche questa HFIB1 sarà nullo, a sua volta sarà nulla anche IB2, quindi anche HF2IB2. Quindi in pratica io mi trovo soltanto con una capacità CC che vede da una parte RC e da una parte RL. Quindi RC infinito è soltanto RC più RL, viene particolarmente bassa, no? Perché è 1500 ohm, vedete, questo conto è facile, ve lo scrivo. Però R è un po' più sottile, R è infinito. Allora, io sono tra E2 e massa, metto il generatore di prova, va bene? Qui c'è B2, mettiamolo qua, diamo un po' a memoria finché si può, poi dopo mettiamo il resto. Qui c'è HE2 e dall'altra parte arriva qui HF2IB2. Questa qui è IB2. Questa base 2 coincide con l'emettitore di 1. Qui c'è RE che non avevo messo. Questo è il posto della capacità. Allora, qui quindi che cosa c'è? C'è anche HE1 e qui c'è HFE1. IB1, e questi vanno insieme e poi vanno un'altra parte, ma di nuovo non mi interessano. Questa è la B1, da B1 e massa c'è RB e in parallelo tra B1 e massa c'era anche l'RS, quindi questo è quello che vedo. Ok, allora, con un po' di esperienza questo si scrive in un colpo solo. Facciamolo un attimo, tanto giusto per farvi vedere.
se no fatelo con calma voi. Re viene. Allora, deve, vedo di qua, Re, giusto? In parallelo, la resistenza che si vede dall'emettitore verso l'alto. Questa è una resistenza notevole, perché è la resistenza che vedo dalla parte della base diviso 1 più HF2. L'abbiamo già calcolato, quindi devo prendere la resistenza che vedo dalla parte della base diviso 1 più HF2. Cosa vedo dalla parte della base? Vedo HE2 e poi di nuovo la stessa cosa di prima. Di qua verso l'alto vedo quello che vedo dalla parte della base diviso 1 più HF1. Quindi qui mi viene HE1 più RS parallelo RB tutto diviso 1 più HF1. Questa è l'espressione. Vedete, con un pochino d'occhio la cosa si scrive direttamente. Chiaramente se uno non la vede direttamente così, comincia e fa tutti i conti e vabbè, ovviamente verrà lo stesso. Cosa fa? Che conti farei io? Scrivere l'equazione a questa maglia qui. Nel dubbio farei come abbiamo fatto la prima volta. Prima si leva il Re e poi si scrive l'equazione a questa maglia e viene quell'altro pezzo. Ok? Questo è un esercizio d'esame, quindi bisogna essere spediti, okay? Perché poi in pratica in 2 ore c'è da fare 3 esercizi e questo col limite superiore di banda è 1. Ok? Quindi, cioè, ora, quello è il motivo per cui vi dico, non acceleriamo, vedete, anche ora calcolo le resistenze e l'ho fatti veloci, ma se non li faccio così veloci non si fa nel tempo. Ok? Quindi bisogna veramente cominciare a prendere un po' di mano, fare un po' di esercizi e vederle veloci le cose. Vabbè, una volta che li ho messi tutti insieme, torno indietro, anche perché non è difficile sbagliare, quindi ci vuole un po' di pratica, e posso ricavare il limite inferiore di banda. Ok? Allora, il mio consiglio è di farvelo piano piano, con tutti i passaggi, e finché non siete proprio convinti. E fatevi anche il limite superiore di banda. Io qui adesso non voglio farvelo tutto, anche perché è un po' più contoso, e ve l'ho imposto soltanto, però vi consiglio vivamente di farlo come esercizio da soli. Limite, ne facciamo tanti esercizi insieme, però questo qui, ecco, però cerchiamo di evitare di fare tutti i conti uno per uno, cioè, e anche pure riscrivere l'equazione alle maglie, l'equazione ai nodi, insomma, una volta per capire sì, ma poi quella è una cosa che sapete fare, non è che. Allora, come si fa il limite superiore di banda? Andiamo a vedere il circuito. Ok, qui ci dice di considerare Q2 resistivo, quindi dobbiamo guardare soltanto i condensatori interni, le capacità interne a Q1, cioè ovviamente quella tra base e emettitore e tra base e collettore. Quindi io farei questa cosa, ridisegniamo tutto il circuito in alta frequenza evidenziando le capacità. Quindi dobbiamo spegnere il generatore, chiudere in corto le capacità di accoppiamento e di bypass e vediamo che cosa viene. Allora, abbiamo quindi, questa è la base, qui c'è RS e RB che finiscono in parallelo, poi qui c'è la RB1, qui c'è la RB'E1 e in parallelo c'è la capacità. Questa è la B1'. Qui c'è CB'C1. Quindi questo è l'emettitore 1 che corrisponde alla base 2 e qui c'è il generatore di corrente controllato da tensione GM1 VBE1, dove VBE1, VB'E1 è questo qui. Va bene? Qui c'è la R3 e poi qui c'è semplicemente HE2, perché consideriamo resistivo, quindi non è necessario andare a dividere l'RB e l'RB'E. Qui questo è l'emettitore del secondo che ammassa, questo è HF2 IB2, questa è la IB2,
questi si chiudono insieme e vanno in RC parallelo RL. Ok? Allora, noi dobbiamo fare omega H uguale 1 su, ricordate qui c'è la somma dei gruppi RC, RBE1 0 per CBE1 più RBC1 0 per CBC1. Mi vanno calcolati quelle due quantità. Ora vedete che ripetutamente vengono le stesse cose, no? RBE10 è una resistenza che abbiamo già calcolato diverse volte. In pratica, vedete, il secondo transistore non conta niente, mi importa soltanto di vedere che tra l'emettitore del primo e massa ho una resistenza che è il parallelo di R3 e di HE2. D'accordo? Quindi dobbiamo disegnare il circuito di piccolo segnale, qui c'è B' 1, cioè da una parte verso massa RB1 più RS parallelo RB, qui c'è RB'E1, qui metto il generatore di prova, VP, e qui c'è R3 parallelo ad HE2 e qui ho un generatore di corrente GMVP. Questo l'abbiamo già fatto. Vi ricordate, ve lo racconto soltanto, l'abbiamo già fatto insieme questo calcolo. Abbiamo detto, cosa facevamo? Toglievamo prima RB'E1 dal parallelo, poi scrivevamo l'equazione qui alla maglia d'ingresso, da cui ricavavamo VP su IP e poi rimettevamo RB'E1 in parallelo. Così abbiamo fatto. L'abbiamo fatto perché quella è la resistenza tra base e emettitore di uno stadio CE con resistenza sull'emettitore. Quindi l'abbiamo già fatto. Va bene. Quell'altro invece è la solita capacità tra ingresso e uscita di uno stadio invertente. E quindi dobbiamo procedere come abbiamo fatto. Qui l'unica differenza è che nel calcolo l'unica differenza che c'è rispetto al calcolo che abbiamo fatto insieme per lo stadio CE con resistenza sull'emettitore è che l'amplificazione è diversa perché c'è anche il secondo transistore, quindi va fatto il calcolo. Vi ricordate l'amplificazione, va fatto il calcolo, va messo un generatore tra B' 1 e massa e bisogna vedere quanta è la tensione sull'altro nodo e questo richiede un minimo di calcolo, però è semplice. È molto molto sì, l'unica cosa che cambia è che c'è un secondo generatore di corrente, però è molto, insomma, è simile al conto che abbiamo appena fatto per la CB. Una volta fatto il calcolo anche di quella resistenza, i valori delle due capacità li abbiamo appena calcolati, quindi si prende tutto insieme e si tira fuori anche il limite superiore di banda. Vedete, quindi questo è un classico esercizio di analisi, no? Abbiamo uno schema, ricaviamo un punto di riposo, amplificazione al centro banda e due limiti. Sappiamo che tipo di amplificatore è, quanto amplifica, che banda ha. Non è un esercizio di progetto, poi facciamo anche quello. L'esercizio di progetto è diverso, mi si chiede, voglio un amplificatore con questo transistore che ha questo guadagno e questa banda. E a quel punto va messo insieme. D'accordo? Poi lo facciamo un pochino più avanti. Ok, ci fermiamo qua e ci vediamo venerdì.